Basaglia, qual è la situazione oggi in Italia degli ospedali psichiatrici? Io penso che tranne rare eccezioni, di cui poi diremo più avanti, la situazione degli ospedali psichiatrici italiani è oltremodo grave, è ancora allo stadio del manicomio carcere, i malati sono legati, mortificati, violentati. Mi posso riferire per esempio a Santa Maria della Pietà o altri ospedali, diciamo così, in città del benessere italiano. Santa Maria della Pietà a Roma era uno dei manicomi più conosciuti d'Italia, dove avvenivano delle cose mostruose. Basaglia, con la legge 180, decretò la chiusura di questi manicomi. Io non voglio avere, disse Franco Basaglia, un'idea della malattia mentale. Voglio liberare i malati mentali da tutto ciò che li ha pesati negli ultimi 70 anni. La legge 180 è sbagliato pensare che sia una questione che ha riguardato solamente i pazienti, i medici, gli operatori, gli infermieri. Quello per distruggere i manicomi è stato un movimento civile, sociale, che si intrecciava a un sacco di altre realtà che in quel momento aspiravano a una società meno frammentata, più libera, più democratica, completamente diversa. Liberiamoli, poi vediamo come risponde l'uomo libero dalle istituzioni. La psicanalisi aveva detto, guarda che c'è anche un'istituzione interna, che ogni uomo può essere un manicomio, se è chiuso, se non si verifica, se non scambia, se non si confronta. Nel tempo, in questi 30 anni, forse si è perso quello spirito comunitario che aveva caratterizzato quella battaglia. Già io ho cominciato nel 74, prima di me aveva cominciato Paparo al 17, dal 71 mi pare, e aveva cominciato a che fare? Ad aprire i padiglioni, a vedere che se l'essere umano non veniva coercito, non veniva ulteriormente represso, ma affrontato chiaramente, decisamente, chiaramente, decisamente, dolcemente, affettuosamente, con un affetto umano, la posizione nella quale questo individuo poneva era diversa. Poi un altro giorno gli operatori, i pazienti si dettero appuntamento in un luogo dove c'era la recinzione che chiudeva il manicomio e con i picconi cominciarono a buttare giù un pezzo. Si potevano pian piano cominciare a diminuire gli psicofarmaci, che si potevano cominciare a fare sempre più uscite, sempre più rapporti umani, sempre più isolamenti, cioè porre l'individuo nella condizione di non poter più delirare, cioè proiettare sugli altri le cause del suo star male. E così nel 77 un gruppo di pazienti con alcuni medici entrarono in un padiglione che era il padiglione 8. Quello che era dedicato fino a poco tempo prima ai bambini. Entrarono dentro e costruirono una prima esperienza di superamento dell'istituzionalizzazione manicomiale con un'esperienza importantissima che fu quella del cosiddetto padiglione degli artisti. Cioè, pazienti che trovavano la loro forma di superamento della loro condizione, la loro forma terapeutica attraverso l'arte. Oggi alcuni di quei pazienti sono
artisti affermati anche che espongono in gallerie. Sicuramente è stata un'esperienza che poi è durata fino alla metà degli anni 90, importantissima. Beh, oggi su quel padiglione, su quei murales è stata passata una mano di vernice, però indubbiamente la cosa che fa impressione è come si sia voluto più o meno consapevolmente cancellare quella storia, cancellare quella memoria, cancellare quei pezzi di vissuto di tante persone. Ecco, su questo c'è stato uno scontro forte, anche culturale, politico, sociale, in cui noi abbiamo provato a dire l'uso del manicomio deve essere connesso, collegato a quella che è stata la sua storia. Abbiamo detto, quel luogo era un luogo di esclusione, era un luogo di emarginazione, di separazione, di separatezza, quel luogo doveva diventare un luogo di inclusione, di socialità, di arte, di cultura. Uscivano i pazienti per andare a conquistare la loro vita nella città, entrava la città a riprendere quel patrimonio, a riutilizzarlo e a farlo vivere. Secondo noi questo era l'antidoto più significativo, migliore, perché quel luogo non tornasse mai a essere in nessuna forma quello che era stato. C'erano sempre le urla nel padiglione. La gente aveva paura. Stavo chiusa nel lato opposto a quello di Ciro, nel reparto femminile. Io non potevo uscire. I lavori di ecoterapia erano roba da uomini. E poi, che lavori, ci facevano pulire i cessi e le macchine dei dottori per un mozzicone di sigaretta. Anch'io ho subito il trattamento. Lo temevo, mi sentivo vuota. Sbavavo, me la facevo sotto. Avevo tutti i segni addosso. Vomitavo solo a sentire le urla. Però adesso non esistono più i manicomi, grazie a Dio. Però ci danno i farmaci, ci imbottiscono di farmaci, ci imbottiscono di farmaci, ci imbottiscono di farmaci. Io penso che l'avvicinamento a una persona che soffre deve essere un compito che trascende la figura semplice e banale del medico che ha imparato determinate tecniche. Come lo ripeto ancora, estremamente dialettico e deve essere una considerazione, una presa di coscienza che il malato è l'espressione di una nostra contraddizione. È l'espressione sia di una contraddizione sociale che di una contraddizione medica. E per concludere, professor Basaglia, francamente, le interessa più il malato o la malattia? Ho decisamente il malato. Questi malati, se hanno un aiuto e vengono curati da persone competenti e persone che hanno un'anima e un cuore e sanno che cos'è la malattia mentale, possono, diciamo, andare avanti e vivere dignitosamente. Ma se queste persone sono sole e non hanno nessuno, possiamo dire che sono morte, sono vite morte, vite spezzate. A Prima Valle, a via Sant'Igino Papa, c'è stata la prima comunità terapeutica di passaggio, fu fatta nell'81. I medici, gli infermieri, i pazienti, un pezzo della cittadinanza la occuparono per preservarla a quest'uso. Allora, il 30 novembre del 1981, una parte di noi operatori, che allora ci avevamo il padiglione 20 e 32, non avendo ancora lasciato il servizio qui perché c'eravamo i pazienti, occupammo delle case che ci erano state date dalla circoscrizione che le aveva prese dagli ACP,